C'è tanta apprensione tra i circa 200 turisti bloccati in terra Iblea a causa del fallimento della compagnia aerea. Tante spese extra e disagi a tempo indeterminato. Un'escalation di fatti preoccupanti che mettono in pericolo la vita del sindaco di Pozzallo e della famiglia. Oggi a Palazzo La Pira anche i carabinieri. Il sindaco di Santa Croce accusato di censurare la libertà di espressione, rimosso un manifesto politico contro l'amministrazione, Barone replica, proceduto a norma di legge. Oggi ultimo giorno di sperimentazione per la viabilità di Via Sulsenti a Modica, da domani tutto tornerà come prima, in programma anche la realizzazione di attraversi pedonali rialzati. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di TG74. Apriamo il telegiornale con il caso del fallimento della compagnia aerea britannica Thomas Cook, fallimento che ha lasciato a terra circa 200 turisti, adesso bloccati a Marina di Ragusa. Noi li abbiamo incontrati, guardate. Preoccupazione e indignazione si respira nell'aria dell'hotel Acacia, ex Terracqua, a Marina di Ragusa, dove circa 200 turisti britannici sono rimasti bloccati perché il loro tour operator, Thomas Cook, a cui si erano affidati, ha annunciato bancarotta, cancellando tutti i voli in programma per i prossimi giorni. Ancora nessun chiarimento sul come e quando torneranno a casa. L'ultima comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse ore dal premier britannico Boris Johnson, che ha annunciato di essere al lavoro per trovare una soluzione che possa far tornare tutti a casa nel minor tempo possibile. 45 aerei charter sarebbero già pronti per sostituire la flotta del Thomas Cook. Intanto poco o niente si sa e cresce l'apprensione di chi deve necessariamente tornare al lavoro o chi invece si trova a dover mettere mano al portafogli per affrontare spese extra che stanno diventando sempre più difficili da sostenere. Siamo arrivati ieri all'hotel e con nostra grande sorpresa ci hanno detto che dovevamo pagare la tariffa intera. Noi eravamo scioccati, speriamo possano tornarci indietro i soldi, ma ora cerchiamo di goderci la vacanza facendo un giro al mare e a Siracusa e a Ragusa. L'hotel voleva che pagassimo di nuovo la nostra quota per il weekend che stavamo qui. Abbiamo avuto delle discussioni con la direzione, ma ora è tutto ok, ci hanno detto che possiamo stare qui e torneremo a casa senza problemi. Ci avevano detto che di mattina dovevamo lasciare l'albergo, ma non partiremo e non lasceremo l'albergo oggi. Aspettiamo comunque altre informazioni. Da noi hanno voluto 1000 euro a persona perché siamo stati 5 notti, però ci sono altre persone che sono state 3 settimane e hanno chiesto 5000 euro a persona. Sono molto arrabbiata, ho pianto quando ho saputo cosa è successo. Abbiamo anche chiesto di parlare con un avvocato e non abbiamo altri soldi per pagare di nuovo la vacanza. Il gruppo, per di più cittadini britannici, francesi e tedeschi, ha comprato un inclusive tour dalla Cook comprendente il volo charter e il soggiorno alla Acacia e si è trovato, come altri 600.000 turisti disseminati nelle località vacanziere di tutto il mondo, abbandonato per via della bancarotta dichiarata dalla compagnia. Minacce pesanti e sgradevoli all'indirizzo del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Una pericolosa escalation di fatti che va fermata. Per questo Ammatuna ha scritto una lettera alla città. Sempre più episodi preoccupanti si stanno verificando ai danni del primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, destinatario di insulti, accuse e addirittura minacce di morte alla propria persona e alla famiglia. Proprio questa mattina all'incontro tra il primo cittadino e il comandante dei carabinieri, il tutto è nato da alcuni attacchi sui social che man mano hanno iniziato a verificarsi anche in palazzi e piazze, schermaglie anche poco prima dei lavori del Consiglio
comunale con un botta e risposta molto acceso tra il primo cittadino e un consigliere d'opposizione. C'è qualcosa che si trama nell'ombra, secondo Amatuna, un progetto orchestrato ad arte per gettare fango sull'operato dell'amministrazione, ma anche un'escalation pericolosa che va fermata. Per questo Amatuna ha scritto una lettera aperta alle rappresentanze civili ed ecclesiastiche di Pozzallo. Quello che preoccupa non sarebbe tanto, secondo Amatuna, le parole sui social di qualche pregiudicato, ma come queste vengano in certi casi recepite passivamente dalla gente e dal mondo politico. Nella giornata di ieri ho scritto una lettera aperta alla città e mi sono rivolto soprattutto ai sacerdoti, quindi al vicariato, e poi ho scritto anche ai dirigenti scolastici e ho scritto ai presidenti dei sodalizi, quindi alle principali forme di aggregazione sociali della città di Pozzallo, e per sensibilizzarli su una tematica che è quella dello scontro violentissimo che si è aperto in questa città e sull'uso improprio dei social da qualche mese a questa parte. Io ritengo che si stia andando incontro ad una barbarie e noi uomini dell'istituzione abbiamo il compito di sollecitare un po' tutti ad avere maggiore equilibrio e maggiore ponderazione quanto si portano avanti determinate affermazioni. Chi vi parla in queste ultime settimane è stato oggetto di attacchi da parte di qualche persona nella nostra città, di qualche nostro concittadino irresponsabile, di attacchi contro la mia persona e la mia famiglia. Io penso, ecco, che si sta alzando molto l'asticella dello scontro politico, e quindi il senso di quella mia lettera era quella, ecco, dell'invito a tutti ad avere un maggiore equilibrio nello scontro politico che si sta avendo in questa città. E ora a Santa Croce Camerina, dove un cartello politico in piazza sembra essere sparito nel nulla. L'amministrazione lo avrebbe fatto rimuovere per motivi di decoro urbano e tanto basta per innescare la polemica. Sentite. Il mistero dei cartelloni che a Santa Croce Camerina sembrano sparire nel nulla è su quanto si interroga il consigliere comunale Luca Agnello, che poco tempo fa aveva sistemato proprio in piazza e ben visibile a tutti un manifesto politico contro l'operato del sindaco Giovanni Barone, soprattutto in materia di decoro urbano, rifiuti e promesse mai mantenute. Insomma, un manifesto certamente poco gradito all'amministrazione, che tutto ad un tratto scompare dalla piazza proprio in occasione di una manifestazione pubblica e quindi di grande affluenza di gente. Un mistero, secondo Luca Agnello, svelato solamente in queste ultime ore. E tutti ci chiedevano che fine avesse fatto il cartellone politico in cui noi chiedevamo le dimissioni al sindaco. Bene, la risposta l'abbiamo avuta soltanto oggi, perché soltanto oggi è stata pubblicata l'ordinanza che vieta da ieri di poter esporre cartelloni in piazza durante tutte le feste comandate e durante qualsiasi evento, praticamente quando c'è gente in piazza. Insomma, censurare la piazza e privare il popolo della libertà di espressione è questo che, secondo il consigliere Agnello, sta accadendo in questo momento a Santa Croce. Ci siamo resi conto che è stata fatta una cosa ad hoc e ci rendiamo conto che questa altro non è che un'ordinanza per mettere il bavaglio alle opposizioni. Sulla denuncia di Agnello, in replica lo stesso primo cittadino, Barone, che afferma che nessun bavaglio è stato posto alla libertà di informazione e di pensiero e che il cartellone tornerà in piazza fino a venerdì. Un cartellone che era stato rimosso, spiega Barone, per la celebrazione a Santa Croce Camerina della giornata territoriale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall'ANMIL. Ciò è avvenuto, come in occasione
occasioni precedenti per un fatto di opportunità durante una manifestazione provinciale, peraltro su un tema così delicato e importante come il ricordo delle vittime di incidenti sul lavoro. Si precisa inoltre che i cartelloni vengono collocati in piazza previa autorizzazione delle autorità amministrative competenti. Sono stati quindi tolti domenica mattina, precisa Barone, e saranno risistemati nuovamente in queste ore dei vigili urbani fino a venerdì, in deroga concessa dal sindaco all'ordinanza in vigore. Ed in concomitanza con la festa dell'addio alle strade di sabato scorso a Marina di Ragusa, la Polizia Stradale ha intensificato come sempre i controlli sulle strade e soprattutto sulla provinciale 25. In queste ore è stato diramato il bilancio e i dati dei controlli che hanno coinvolto circa 160 persone e 80 autovetture. Da una parte la festa, l'addio all'estate di sabato scorso a Marina di Ragusa, dall'altra i controlli incessanti sulle strade eblee e in particolare proprio sulla strada che collega Marina di Ragusa a Ragusa. Come ormai noto, una strada, la provinciale 25, altamente trafficata proprio in occasione dell'addio all'estate, è teatro di numerose violazioni al codice della strada che hanno messo in serio pericolo la sicurezza stradale. In occasione della manifestazione di sabato, che ha visto un aumento del flusso automobilistico in entrata e in uscita da Marina di Ragusa, gli equipaggi della Polizia Stradale e delle volanti hanno effettuato servizi mirati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, controllando 162 persone e 83 veicoli. Di questi, un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ad altri tre è stata contestata una sanzione amministrativa per guida sotto l'effetto di alcol con un valore inferiore allo 0,8 grammi litro. Nell'occasione specifica è stata inoltre contestata una sanzione per guida senza patente e altre 9 violazioni al codice della strada. Sono stati anche effettuati circa 250 interrogazioni alla banca dati dalle forze di polizia. E a distanza di qualche giorno dal violento acquazzone abbattutosi su Ragusa, il sindaco Peppe Casì rompe il silenzio e rassicura i cittadini. Avviato l'iter per la richiesta dello stato di calamità, si lavora anche per evitare che fatti come questo possano ripetersi. Nel 2003 molti ragusani che avevano subito danni per un evento atmosferico simile a quello registrato lo scorso venerdì a Ragusa furono rimborsati. Lo stesso potrebbe accadere anche per quest'ultima bomba d'acqua che parecchi danni ha provocato in diverse zone della città capoluogo. Il sindaco di Ragusa, Peppe Casì, ha infatti comunicato di aver avviato l'iter per ottenere la dichiarazione di stato di calamità naturale dopo i forti danni causati dal violento temporale con grandinata della scorsa settimana. La procedura prevede che il responsabile tecnico della protezione civile predisponga una relazione dei danni da sottoporre alla giunta da approvare con delibera e inoltrare alla regione. In caso di riconoscimento dei presupposti ci sarà la possibilità per i cittadini di chiedere rimborso parziale di determinati danni. La politica però non può fermarsi a questo, afferma Casì, e riguardo in particolare alla parte bassa di via Archimede e ai pericoli che si ripresentano puntualmente da molti anni, abbiamo sollecitato gli uffici al recupero di un paio di progetti già realizzati ma mai eseguiti. Faremo una valutazione complessiva e assumeremo le decisioni del caso. Infine, una considerazione, continua Casì, di carattere ambientale. È evidente che fenomeni di questo tipo si stanno intensificando per frequenza e violenza negli ultimi anni. Per questo ritengo, conclude il primo cittadino di Ragusa, doveroso che ogni città faccia la sua parte. A Ragusa stiamo ragionando su un processo di rimboscamento del territorio e del suo tessuto urbano con piani di architettura ambientale, concetti che possono sembrare distanti dalla gestione corrente di una città, ma che invece sul lungo periodo sono estremamente connessi.
Il Comune di Modica ha programmato l'installazione di ben 11 pensiline per consentire soprattutto agli studenti di poter attendere il proprio autobus con maggiore comfort rispetto al passato. Si vanno ad aggiungere a quelle già installate in via Risorgimento e via De Gasperi. Abbiamo ricevuto, afferma il sindaco Abbate, tante richieste soprattutto da parte delle famiglie e degli studenti costretti ad aspettare all'aria aperta anche in condizioni climatiche difficoltose con pioggia, vento e freddo. In questo modo, conclude Abbate, potranno attendere con comodità il loro pullman. E restiamo sempre a Modica. Da domani la viabilità in via Emanuele Sursenti, zona altamente trafficata per via delle scuole, tornerà a com'era lo scorso anno. Dopo una fase di sperimentazione durata qualche giorno, si è deciso di ripristinare la circolazione di sempre. I dettagli nel servizio. Tutto come prima in via Emanuele Sursenti a Modica, da domani la circolazione viaria tornerà a com'era prima della fase di sperimentazione. Dopo alcuni giorni di cambiamenti alla circolazione, con l'inversione del senso unico dal plesso Denaro Papa alla Sursenti, è stato possibile farsi un'idea e soprattutto decidere se continuare in tale direzione o ripristinare la viabilità a quella dello scorso anno. La zona di via Sursenti, Denaro Papa, è sempre stata oggetto delle attenzioni da parte dell'amministrazione comunale e della polizia locale proprio in vista del massiccio concentramento di auto all'ingresso e all'uscita dalla scuola. Per questo, in un primo momento e in concomitanza con l'apertura di una succursale, era stata avviata qualche giorno fa una fase di sperimentazione con una viabilità leggermente modificata, che però non ha sortito gli effetti sperati. Ieri mattina è stato infatti eseguito un sopralluogo dal comandante della polizia locale Rosario Cannizzaro e dal suo vice Roberto Amore proprio in via Sursenti, arteria dove insiste l'istituto comprensivo. Poi domani, dopo alcuni giorni di sperimentazione, è stato deciso concordemente con la delegazione di genitori e sentita la dirigente scolastica Concetta Spadaro, di concerto con il sindaco con Ignazio Abbate e con l'assessore Pietro Lorefice, di ripristinare il piano viario precedente che lo scorso anno, dopo alcuni giorni, non aveva creato problemi, ma che per via dell'aumento della popolazione scolastica e dell'apertura di una succursale nella zona si era pensato di modificare. Da domani dunque si ritornerà alla normalità con via Denaro Papa, che tornerà a senso unico di marcia direzione via Sursenti, via Torre Cannella. Sarà eliminata anche la deviazione via Rocciola Scrofane e via Cozzo Rotondo. A giorni poi, all'intersezione tra via Sursenti e via Rocciola Scrofane, sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato per rallentare i veicoli in transito. E prima di chiudere ancora una notizia: a causa di un guasto all'impianto di pompaggio dell'acqua di via Argo si è registrata una interruzione del servizio idrico in diverse zone di Donna Lucata. L'erogazione idrica dovrebbe tornare alla normalità entro 36 ore. L'ufficio manutenzione è al lavoro da ieri sera e ha predisposto un punto di approvvigionamento idrico con autobotte in via Roba delle Navi a Donna Lucata. Bene, questo è tutto, non ci sono aggiornamenti, quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie, arrivederci.